E dunque torniamo in studio per la seconda parte di Mondo Futsal. Cara Tiziana, stiamo parlando del girone A della serie D e di cose da dire ne abbiamo parecchie, perché c'è subito il nostro Tonino Capozzi che scalpa per raccontarci questo campionato, come l'hai visto e come hai visto soprattutto questi responsi che stanno emergendo nelle battute conclusive. Ma è stato un campionato strepitoso, al di là della durata, che ancora non è finita naturalmente, è stato un campionato strepitoso, avvincente e ci sono state conferme, c'è stata qualche squadra che non ha risposto alle attese iniziali, però un campionato dove sono emersi tanti giovani importanti, belle realtà, tipo lo Stella, tipo il Baensizza, che annovera tra di loro comunque dei giovani importanti. C'è stato il Lele che è stata una scommessa perché non era partita con i pronostici di questa classifica. E c'è stata un po' di delusione, almeno da parte mia, per il Real Latina che, visti ai nastri di partenza, mi dava sicuramente la sensazione di altri piazzamenti. E la squadra che, tra virgolette, pure se ha fatto e sta facendo un campionato strepitoso, quella che mi ha convinto meno di quella in alto è proprio la CIMIL del mio carissimo Maracino, amico Maracino e di Maurizio Palombo. Ma non perché ci mancherebbe, loro a dicembre avevano fatto degli innesti importanti con Sasa Bagnato, con Raffaele Carotenuto, che purtroppo per problemi non ha potuto più continuare questa avventura. L'inserimento di Pappa, mi aspettavo una situazione diversa. Sta mantenendo, nonostante tutto, non ha l'organico per affrontare nel miglior modo le altre, perché oggi, per come la vedo io naturalmente, il Rocca Massima è la squadra più in forma, non dico la più attrezzata, ma la più convinta. Il Baensizza non mi dispiace, la sono andata a vedere nel derby e mi ha dato delle conferme. L'Oratorio è una squadra temibile da prendere sempre con le pinze perché comunque all'interno ha dei giocatori importanti, con un passato importante. È una bella lotteria, sarà sicuramente una bella lotteria dove poi naturalmente il periodo di stanca c'è, il campionato è stato lungo, le squadre sono a livello proprio psicofisico stanche. Poi chi ci avrà più motivazioni, chi ci avrà più voglia, forse riuscirà a raggiungere l'obiettivo finale. Roberto, mettiamo un po' sotto torchio il nostro ospite. Io sì, a Tonino voglio fare una domanda e poi voglio lanciare una sorta di gioco anche qui in studio, riferito al Mondo Futsal Day che come al solito si farà e cominceremo proprio da ora con la nostra personale top 5. Invece a Tonino, ecco, mi riallaccio alle parole che ha detto, volevo sapere, ecco, gli parecchi giovani emergenti, quali secondo te si sono più contraddistinti dal tuo punto di vista, diciamo dal punto di vista di un esperto. Guarda, intanto per citarne uno è Lo Grasso, il portiere dell'Ele Nettuno, che quest'anno ha fatto il suo primo campionato da titolare e nonostante l'età ha fatto veramente bene. Quindi poi abbiamo visto insieme, mi è piaciuto tanto Rinaldi e Milani dello Stella. Beh, c'è Luciano Mari che si è confermato quest'anno nell'oratorio, grosso campionato, 91, veramente come diciamo noi nel nostro, tanta roba vera. C'è stato qualche ragazzetto lanciato pure dalla CIMIL, il bimbo degli allievi, che non ricordo come si chiama, Pagano se non sbaglio, Pagano ha fatto qualcosa di buono, insomma è stato l'anno dei giovani. E poi, mo, mi sfuggono, però questi 4-5 sono quelli che mi hanno impressionato di più. Daniele? I nomi ne ha fatti tanti. Io ho visto giocare, partiamo un po' per ruolo, ho visto giocare più di qualche volta Lo Grasso ed è veramente un ragazzo che poi ha messo in cascina molti punti, proprio a livello personale. È stato determinante. Qualcuno se n'è visto anche sempre da quelle parti, soprattutto sponda dilettanti falaschi in tono minore, ma ci sono stati sempre lì molto, molti giovani interessanti.
gli altri che ha nominato Antonio si sa, li conoscono, diciamo sono state più conferme per quanto mi riguarda, nonostante che in una squadra giocavano in squadre che comunque tipo lo Stella, Rinaldi, Ielapi, Mari. Sono talmente tanti questi giovani, anche perché sono 16 squadre, non dimentichiamolo, anche dai, l'Indomita. Creiamo le nomination, dai, 3 nomination per il portiere. Se partiamo dal portiere, io metto Lo Grasso, Lo Pinto e il terzo portiere sono un po'... Vai, non sono ammesse. Con lo comunque. Il terzo portiere mi mette molto in difficoltà, però vorrei una sorpresa, ma non riesco a tirarla fuori. Beh, devo dire la verità, eccolo, Mozzetti della Rocca Massima. Ecco qua. Mozzetti del Rocca Massima, Lo Grasso, Lo Pinto e Mozzetti, Lo Grasso dell'Ene Nettuno, sì. Lo Pinto della Città di Latina e Mozzetti della Torino. Rocca Massima. Segnati. Lo Grasso, Lo Pinto e Rizzato della Cimil. Passiamo agli altri ruoli, vai. Beh, centrale difensivo Greco, Piggini Stefano del Bayern Sizza e dovrebbe essere, se non vado errato, Davino dell'Ere Nettuno. Antonio? Piggini sicuramente, Daniele Damiani dell'Oratorio. Poi è una bella lotta perché ce ne sono stati abbastanza. Scala del Bainsizza? No. Lo facciamo noi. Li salutiamo con affetto. Noi, certo. Sì, come centro panchina. Come centro panchina. Noi lo mettiamo nella classifica. Piggini, Damiani, poi sono tanti, insomma, loro sono andati un po'. Cioè, voglio dire, poi nomina i soliti, che può essere il Quirino Marconi, insomma. PG direi che ci siamo ascoltati secondo me sì. O Gianmarco Parisella, ecco Parisella. E per concludere laterali e pivot, dai due nomi a testa, dai, così se prevediamo, certo. Guarda, senza io Roberto, vai. Roberto ha nominato Gianmarco Parisella, io Gianmarco Parisella per come lo vedo io lo vedo molto più come un esterno, però giustamente ognuno deve anche rispettare le cose. Allora ce n'è uno, Menghini in Dominanzio, e abbiamo anche Pintile, Eagles Aprilia e Montalto, Real Podegora come laterale, come pivot Giallongo, e ecco perché facevo la distinzione tra Gianmarco Parisella e Marconi, perché io li vedo in ruoli diversi, però quindi Marconi per la parte avanzata. E un altro avanti, Coppola, Rocca Massima. La palla passa a Capozzi. Guarda, per i laterali a me quest'anno sono piaciuti tantissimo Galateo, Cristian Pardo, ma insomma sto sfondando una porta, un portone. E Galateo e Cristian Pardo. Si limita a questi due. Come pivot Petriani dell'Indomita, 61 gol, insomma, vedi, parlano da soli. Qualche numero a suo favore ce l'abbiamo. E quest'anno è esploso, strano, pensavo che me lo dicesse, al di là dei nomi che ha fatto Daniele, che so certi, ma Damiano Corbi quest'anno ha fatto un campionato che è andato oltre tutte quelle le aspettative. Tutte le aspettative. Roberto, chiediamo di completare il quadro. Certo. Insomma. È un piccolo assaggio. Uno per ruolo. Corbi effettivamente era stato dimenticato, perché secondo me ha avuto un'ottima continuità quest'anno. Comunque 37 gol, insomma, non so pochi. Vabbè, ma e poi questo è un gioco, e poi le nomination è un po' difficile già crearle, però ecco, non ci possiamo scordare del Ferraro per Rocca Massima, non ci possiamo scordare Iannella della Cimil, non ci possiamo scordare tanti altri giocatori, anche giocatori che magari sono andati, perché a me fece un'ottima impressione Addis del PR 2000, che poi è andato alla Pontina Fuzzano in C2, e sarebbe sicuramente riduttivo
però ecco, siccome è un gioco, abbiamo detto più o meno, credo che i valori siano quelli espressi fino ad oggi. I giocatori che si sono maggiormente messi in risalto sono questi, insomma. Beh, insomma, un messaggio sostanzioso per il mondo futsal day. Avremo da divertirci anche quest'anno, vero Roberto? Come andrà a finire. Sicuramente ci divertiremo e cercheremo di svolgerlo in una location sempre particolare. Siamo, come sempre, alla fine di stagione, non possiamo anticipare troppo perché ancora siamo in fase embrionale organizzativamente, però sapremo che sicuramente la faremo, sarà la solita bellissima festa, il solito gala del futsal di fine stagione. Naturalmente a queste nomination non ci dimentichiamo, gli amici quest'oggi del Sud Pontino non ci sono, però cercheremo ecco, di mettere in evidenza soprattutto anche la parte del Sud Pontino, dove non dimentichiamoci ci sono tanti giocatori di valore. Assolutamente sì. Quindi tramite i nostri canali poi vi terremo informati sull'organizzazione del Mondo Futsal Day. Ricordiamo i nostri canali. Sì, youtube.com/mondofutsaltv e mondofutsal.net. Io non vedo l'ora che arrivi questo Mondo Futsal Day, perché insomma è una bellissima giornata di sport, ci si diverte, poi ci si riunisce tutti finalmente. Ci saranno sponsor nuovi, che non mi riferisco, insomma, sicuramente. Insomma, il buon Roberto Martin sa sempre smuovere a dovere. Poi vedo... Anche Tiziano ha detto che ci darà una mano. L'ho detto? Ti sei impegnato, ormai sei in diretta apposta. Okay. Poi vedo Daniele già concentratissimo, abbiamo avviato un processo in lui, vedo già che sta pensando a nomi, nomination. Sì, anche perché il lavoro, proprio. Io torno a rivedere, quest'anno è veramente, allora, noi parliamo sempre per le squadre, per loro è stato veramente stressante, io ritorno a rivedere, un campionato così non l'abbiamo mai avuto alla fine. 30 giornate sono veramente stressanti per loro, ma soprattutto che noi siamo addetti ai lavori, quindi stare dietro con il live, il sabato, stare dietro a postazioni, quindi tra cronache, interviste, commenti, stare appresso giocatori, dirigenti, allenatori, quindi anche per noi non è stata una stagione, certo. Poi tornare il lunedì e poi svelerò la droga del porcello. è stata veramente e credo che il lavoro, a parte che non è finito il campionato come giustamente ricordava, certo. Antonio, mancano due giornate, poi non dimentichiamo che c'è la famosa, come si dice, Coppa Provincia, quindi lì ci terrà impegnati circa un altro mese, quindi ancora non continueremo. In ferie, Daniele. No, le ferie quest'anno le dovremo. Poi quest'anno c'è la finalissima, finalmente. Ah, quest'anno finalmente, dopo due stagioni tornano, perché l'ultima a essere stata disputata era quella tra Atletico Virtus Scauri e Dilettanti Falas, che venivano 9-0 per la formazione allora allenata da Andrea Cardillo, e fortunatamente torna anche questa per determinare proprio chi sarà la vincitrice proprio provinciale tra i, certo. tra i due raggruppamenti. Perfetto, prima di dedicarci al girone B, io vorrei chiudere un po' il discorso anche con il buon Capozzi per chiedergli di te, insomma, qual è la tua attuale situazione, cosa ci riservi per il futuro? Sta macchinando qualche cosa, anche se lui adesso terrà sempre, come si dice, attenti stretti, dice no, non sto facendo nulla, un anno sabbatico. Smentisco Daniele perché sono ormai 2-3 mesi che sono impegnato veramente in modo molto grosso, mettiamola così. L'anno prossimo ci sarà una nuova società di calcio a 5 che si chiamerà Sporting Pontino. Sarà capitanata da me, dall'avvocato Agostino Santoro, che avete conosciuto qui, è stato in trasmissione. Abbiamo deciso di... Ha a che fare col calcio a 11, no? È praticamente la stessa società che ha appena vinto il campionato di terza categoria, lo Sporting Pontino 2012, quindi ci sarà questa affiliazione con loro, faremo questa società di calcio a 5, e c'è un progetto dietro, lo anticipo, che si porterà avanti negli anni, perché ci saranno belle cose, specialmente nel sociale, perché l'obiettivo di Agostino Santoro è quello di vedere, di avere a disposizione un giorno, non subito, una squadra di calcio a 5 di portatori di handicap.
Quindi stiamo lavorando serratamente, abbiamo già fatto una richiesta che è quella del palazzetto del Palabianchini a Latina. Quindi stiamo lavorando sul mercato per cercare di presentarci ai nastri di partenza a settembre, ottobre, quando sarà, con una buona squadra. Con una buona squadra, quindi insomma stiamo lavorando, non ci siamo fermati mai. Insomma, delle gustose anticipazioni. Sì, cosa ti ha detto? Bene, avremo modo di riparlarne. Intanto parliamo di girone B e dei risultati maturati nell'ultimo turno. Sì, ci sono, vero? Ci sono, okay. Li abbiamo. Olympic Marina Atletico Sperlonga è finito 0-6. Città di Minturno Marina, Minturno 8-1. Visfondi Old Ranch 4-1. Antonio Palluzzi, Palavagnoli 7-6. Don Bosco Gaeta, Privernum 8-2. Olympus Real Terracina 2-2. Associazione Sportiva Ventotene San Giovanni Spini è stata posticipata. Sporting Terracina Tremenzuoli invece è finita 8-1. Prima di dare la parola a Daniele Porcelli nei panni di inviato per il derbissimo di Terracina, diamo la parola a Daniele Porcelli nei panni di opinionista per una rapida panoramica su questi risultati. Allora, si è riaperta la lotta al primo posto, perché la capolista Minturno conosce la sua seconda sconfitta della stagione ad opera della sua cugina. Veramente partita senza storia per gli uomini di Cardillo, 8-1, il risultato parla chiaramente a favore della squadra di Steven Minuto. Si riapre adesso il discorso, perché adesso le due squadre sono distanziate di 3 punti a 2 giornate dal termine, e il Minturno a questo punto non può assolutamente più sbagliare, ricordando questo perché il Città di Minturno Marina delle due partite una sola ne disputerà, perché l'ultima con l'Olympic Marina non giocherà e prenderà i 3 punti d'ufficio. L'Old Ranch perde il derby contro la Vis Fondi, c'è ancora chiarezza per quanto riguarda le altre posizioni, perché Real Terracina pareggia contro l'Olympus Sporting Club, ricordando che proprio quest'ultima deve recuperare una gara proprio con la Vis Fondi. Lo Sporting Terracina torna alla vittoria con il Tremenzuoli, che però non si trova a 0 punti ma bensì a 3 punti, avendo vinto il confronto con la Vis Fondi. Quindi aggiorneremo. Intanto andiamo a gustarci gli highlights di questo derby tra le Real Sporting, proprio col commento di Daniele Porcelli e le riprese di Gianfranco Marcello. Derby che si gioca qui al Palacarucci, importante in impegno della stagione per le due formazioni, che sono proprio alla ricerca dell'ultimo piazzamento disponibile per disputare i playoff campionato del Serie D. Punto subito intanto il Real Terracina, ci prova dalla lunga distanza la fiondata, e Zanello Alessandro che manda fuori di poco dallo specchio della porta difesa quest'oggi per quanto riguarda la formazione allenata da Riccardi, con Palmacci appunto tra i pali. Lanciolone, quadrato largo, ancora Parisella, pallone che dà e c'è la traversa da parte di Zanella Alessandro. Le mani, subito il pallone piazzato sulla linea laterale, prova a rimettere nel centro e c'è il gol, il vantaggio, l'undicesimo. Lia, il gol di Lia all'undicesimo. Terracina adesso ci prova e c'è il gol, il pareggio, molto ancora c'è Antonio Pariselli, lo scambio dalla parte opposta, non interviene compagno invece dalla lunga, sorprendolo ancora una volta il calcio d'angolo, il retropassaggio, c'è il gol di Massimiliano Caringi di punizione. Parte Zanella, il tiro, la rasoiata in mezzo, c'è il gol, il pareggio ancora del Real, il pallone non trattenuto. Lo Sporting si gira adesso, Lia riconquista il pallone, fa ripartire lo Sporting. Adesso sembra che le due squadre non riescano a comprendere più di tanto, c'è confusione. Caringi rimette tutto in piedi, riparte subito per lo Sporting. Non si scompone Miccini, le resta lì e si riprende a giocare quindi per il secondo tempo del derby qui al Paracalucci. Adesso si gira e c'è il colpo sotto misura da parte di Corona.
Caringi, il tiro, c'è una confusione in area, palla conclusione. Pariselli trova lo spazio, la possibilità di dare la palla a Zannella, c'è il gol! Vantaggio, vantaggio del Real Terracina. Palla Morini, ci prova dalla distanza, il suggerimento da parte di Massimiliano Caringi. Morini, la palla scuotata dal centro, Lia, il tacco sotto misura. Bello l'intenzione di servire Morini che arrivava dalle retrovie. Anche la conclusione, c'è il gol! Il gol, il pareggio di Lia. Pareggio di Lia su fallo, sull'occasione del fallo laterale. Ancora Zannella, Alessandro, il tiro, il palo dice di no adesso al Real Terracina. Ancora Zannella. Grande! Di Alex che disturba e non c'è il fallo. E proprio arriva in questo istante il 3-3 che, con cui si chiude il derby di Terracina alla Palacarucci tra Real Terracina e Sporting Terracina. Le interviste realizzate dal buon Daniele Porcelli, gustiamocele. E siamo nel dopo gara del Palacarucci, un derby che si conclude in parità. Pariselli per quanto riguarda il Real Terracina, un Lia veramente sempre importante nell'autonomia dello Sporting. Due gol oggi, hai aperto, hai chiuso, hai fatto il bello e il cattivo tempo di questa gara per te. Perché sono il capitano, è molto importante per me giocare, far vincere i compagni, dare tutto me stesso come faccio sempre anche nella vita. La partita è stata una grande partita perché giocata con Antonio e tutti i suoi compagni che sono oltre che, cioè, oltre che ci hanno sfidato in campo sono grandi grandi amici al di fuori del campo, quindi è stata una bella partita. L'unica cosa che io noto sempre è un po' la pecca forse dell'arbitro, anche se sbaglio io perché le regole non le so, però comunque la partita secondo me è andata molto bene, il risultato è giusto perché come squadre siamo molto equivalenti, cioè abbiamo la stessa forza, quindi è giusto così. Andiamo invece da Pariselli perché il cammino vostro è molto più buono, molto più bello e vi sta portando, vi sta proiettando verso quel quinto posto utile per disputare questa benedetta Coppa Lazio. Ci continua a credere, ottimo il pareggio, forse magari un po' rammaricati, però bisogna anche accettare il verdetto dal campo. Sì, rammaricati perché siamo stati raggiunti nei minuti finali, volevamo dare una continuità a quelle vittorie che c'erano state prima di questa partita, però abbiamo trovato una squadra, il derby è sempre derby. Ecco, loro... appunto, proprio questo derby molto sentito proprio qui a Terracina, sono due anni, sempre una folta cornice del pubblico, sia da una parte che dall'altra vengono sostenuti questi colori. Sì, sì, Terracina c'è anche un bel pubblico come avete visto, e noi comunque c'è gente che segue sia noi che loro e noi in campo cerchiamo di dargli quello che vogliono loro su dagli spalti, cerchiamo. Allora andiamo invece con una battuta prima di congedarci da Lia. Si ferma comunque, se non altro il momento negativo, 5 sconfitte consecutive, questo è un pareggio che vi dà un po' di ossigeno, però purtroppo rallenta questa rincorsa a questo quinto posto. Purtroppo sì, abbiamo fatto un giro di ritorno molto, cioè, abbastanza negativo rispetto al giro d'andata che eravamo andati molto bene. Purtroppo non abbiamo esperienza di questo sport perché veniamo da chi da calcio, chi non ha giocato mai. Io personalmente vengo dal basket, ho giocato 15 anni a basket, l'anno scorso ero mister, quindi non è che ho questa esperienza. Però con il cuore e con la voglia, soprattutto con l'amicizia che si è creata nel nostro gruppo, perché siamo un gruppo veramente di amici e stiamo cercando di fare più... il meglio possibile, comunque siamo contenti nonostante tutto. Bene, grazie, allora ringraziamo Lia, lo congediamo, lo mandiamo... Se posso vorrei fare solo un gesto, vorrei dare la mano a Antonio alla faccia di tutte le persone che parlano sempre male e dicono che noi abbiamo grande stima di loro come loro hanno stima di noi perché siamo tanto amici, tanto, tanto amici. Quindi grazie a Lia, lo congediamo, bellissimo questo gesto da parte sua, da parte anche di tutta la sua squadra, invece con Pariselli lo congediamo rapidamente. Almai è un pareggio, ma vi apprestate proprio a vivere questo finale che vi accompagna facendo i dovuti scongiuri anche per voi a questi Coppa Lazio. Ci tenevamo oggi a vincere, a fare bene, erano importanti 3 punti. Come ho detto prima, siamo rammaricati che siamo arrivati al pareggio alla fine, ma ci sta nel calcio anche questo.
e va bene così. La prossima sarà un'altra battaglia a Minturno, dove ci giocheremo il quinto posto. Benissimo, dunque questo è il saluto del nostro inviato Daniele Porcelli, andiamo a salutarlo. Salutiamolo anche qui in studio e ringraziamola veramente, il nostro tuttologo, dobbiamo soltanto che ringraziarlo in studio, qui fuori, va. Grazie Daniele. Grazie a voi, buona serata. E poi è avvenuto uno strano fenomeno qui all'interno dei nostri studi, c'è un doppio saluto di Antonio Capozzi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Saluti. Saluti. Meno male, va. Indovina chi è quello vero. Esatto, esatto. Ragazzi, ringraziamo Antonio Capozzi. Grazie, sì. Grazie a voi, sì. Grazie a tutti, buonasera. Per essere tornato a trovarci. Ringraziamo Roberto Martin. Arrivederci a tutti, buonanotte. L'ha detto con la sua voce, però. Sì. Ricordiamo prima di salutarci i nostri recapiti. Sì, mondofuzzal.net, youtube.com/mondofuzzaltv. Per è questa sera tutto. È tutto, sì. Grazie. A lunedì. A lunedì, buonasera.